Museo Civico Goffredo Bellini di Asola ha partecipato e vinto un bando ministeriale, il Fondo Cultura, che prevedeva come progetto l'allestimento permanente della sezione introduttiva legata al fondatore del museo Goffredo Bellini e tutta una parte di promozione del territorio del museo stesso. La seconda parte del progetto invece ha visto un'attività completamente nuova per l'istituzione, che è stato questo contatto diretto con la comunità attraverso un progetto partecipativo seguito in collaborazione con BAM Strategie Culturali. Ci ha permesso questo progetto di uscire dal nostro contenitore e avvicinarci a quelle che erano le esigenze della comunità in ambito culturale e di promozione del territorio. Quando il Museo di Asola ci ha contattati, abbiamo deciso di coordinare e organizzare un percorso che iniziava con una domanda posta alla cittadinanza e alle associazioni del territorio. E tu, come la vedi? Abbiamo trovato un territorio ricco di iniziative, tra cui anche quelle del museo, ma molto scollegate tra loro. In più, un bisogno di raggiungere i giovani per avere nuovi punti di vista da portare all'interno del museo e di tutta la città. Il percorso è iniziato con una parte di formazione e di confronto con i cittadini, da cui abbiamo capito che serviva trovare delle idee per riuscire a coinvolgere il pubblico più giovane. E da qui è nato il progetto Arrivedersi, che culmina con la realizzazione di un murales in collaborazione con l'artista Davide Tolasi, che è solito organizzare queste attività in cui cerca di coinvolgere la comunità. Da molti anni, dal 2013, mi occupo di progetti di arte partecipata nei territori. In questo caso abbiamo un laboratorio che è estremamente diffuso, perché nei diversi step di progettazione, di ideazione di quest'opera murale abbiamo visto transitare nel museo quasi una cinquantina di persone, che mi hanno permesso anche di riflettere sul rapporto tra l'arte urbana, la decorazione urbana e effettivamente il vivere di una piccola realtà come quella di Asola. Gli asolani i primi giorni ci guardavano con diffidenza mentre preparavamo la parete, invece adesso hanno incominciato a legarsi a noi, c'è anche un bel rapporto, passano a salutarci, ci offrono il caffè, il ghiacciolo. È la parte più interessante di questo progetto, perché esce fuori quello che è l'aspetto più umano, ecco, di fare questo lavoro. E l'ho trovato un modo molto intelligente di creare dei legami. È stato utile, è stato anche molto divertente e sono state belle le fasi, anche osservare come il progetto pian piano si è costruito, come voi avete tirato i fili di tutto quanto creando una bella trama, un bell'ordito.